A Villaragno, Palazzo della Cultura, quest'oggi siamo in compagnia dell'assessore a ramo Annalisa Miano e Amelina Patanè, presidente dell'associazione Caffè d'Arte Il Paese di Fronte al Mare. E, Melina, inizio con te e poi passiamo ad Anna. E, Melina, siamo qui in compagnia vostra quest'oggi perché si presentano tre artisti, quattro artisti. Sono quattro artisti in collettiva, il signor Gianfranco Sessa, il signor Giuseppe Foti, il signor Carmelo Garrigo e il signor Dionigi Pinto. E tre sono presenti, il signor Dionigi Pinto purtroppo non c'è, adesso comunque daremo una scorta anche ai suoi guardi perché è dovuto scappare per un imprevisto. Comunque io do appuntamento, oltre che in questa circostanza, e intanto ringrazio l'assessore Annalisa Miano e per il suo nome anche l'onorevole Daniele Oro Giudice, il nostro sindaco, e tutta l'amministrazione comunale per darci la possibilità ogni volta di curare queste mostre. Questa è la seconda edizione delle mostre di primavera e voglio sottolineare ancora una volta la sensibilità di questa amministrazione per la cultura in generale e per l'arte pittorica e scultorica in particolare. Sono degli appuntamenti ai quali teniamo molto e che la nostra amministrazione, nel suo percorso di crescita e di educazione alla bellezza della nostra cittadina e di tutta la Riviera Ionica, sta portando avanti in maniera molto dettagliata e significativa e siamo molto grati di coinvolgerci in questo percorso. Allora, vi volevo dire, do appuntamento anche agli amici al Caffè d'Arte venerdì 24 perché presenteremo ulteriormente i nostri artisti, dettagliando un pochino sulle loro tecniche, su quel loro percorso personale, anche con la presenza dei nostri artisti, dei nostri pittori e dei nostri critici d'arte presenti in loco. E quindi appuntamento anche il giorno 24, venerdì 24 al Caffè d'Arte alle ore 18. Allora, assessore Miano, ti ho interrotto bruscamente, non volevo. Assessore Miano, gli appuntamenti della mostra d'arte vanno in crescendo, sono dei momenti preziosi per la comunità, non solo per gli artisti che giustamente fanno vedere il loro estro, la loro creatività, ma sono anche degli appuntamenti importanti per voi. E cosa ci dice ora che siamo già quasi alla conclusione di questo appuntamento? Io sono veramente onorata. Intanto ringrazio Melina Padanè e tutta l'associazione per il contributo fantastico che danno quotidianamente. E ovviamente sono onorata di avere questi artisti perché fanno dei lavori preziosissimi, riempiono il nostro Palazzo della Cultura di grande cultura. E quindi, come sempre, invito i cittadini di Santa Teresa, ma di tutto il comprensorio e non solo, a venire a vedere queste opere che sono veramente belle. Ognuna si caratterizza proprio per delle peculiarità. Per esempio, in questo momento siamo vicino al signor Sessa che nel realizzare le proprie creature utilizza del materiale riciclato, diciamo argomento di cui spesso parliamo perché è meglio riciclare anziché inquinare. E quindi veramente ci sono delle opere estremamente belle fatte con il legno, se non ricordo male. E poi ovviamente tutte le opere che sto vedendo oggi sono veramente fantastiche. Cioè, ci sono quelle opere per esempio in fondo del signor D'Arrigo che mi sembrano proprio delle immagini della vita reale, proprio dei momenti anche con delle, diciamo, zone che conosciamo, quindi esprimono, non so, qualcosa come se vedi qualcosa a cui stai assistendo, e tutte le altre veramente belle. Quindi invito veramente tutti i cittadini, ma anche soprattutto i bambini a venire qui, quindi che i genitori portino i propri figli a far sì che si innamorino della cultura, perché la cultura è quella che fa crescere veramente tutti e migliora la nostra comunità. Quindi grazie veramente a tutti voi. Tra le altre cose ringraziamo i ragazzi del servizio civile per la loro presenza e la loro assistenza, perché sono loro che poi, quando non ci sono io, non c'è l'assessore, portano, diciamo, in giro un po' gli ospiti a fare vedere queste bellezze, queste opere d'arte. Quindi un grazie e un applauso anche a loro perché sono veramente preziosissimi. E sono le nostre risorse. Le nostre risorse, i nostri giovani. Sì. Passiamo quindi all'artista, al signor Gianfranco Sessa, che utilizza, come ha appena detto l'assessore Miano, materiale riciclato, legno, e dal legno vede
qualcosa, vede delle immagini e le produce. Ci parli come nasce effettivamente l'idea. Io innanzitutto ringrazio l'assessore, ringrazio il sindaco, ringrazio Melina Patanè per l'invito, siete gentilissimi, io vengo con piacere, non è la prima volta che sono presente qui. Io vengo da Messina, la mia zona dove io cerco questi legni è la zona tra Canzirri e Torre Faro, ecco, una zona che ha anche mitologica, c'ha tanti riferimenti mitologici. Infatti il suo sito diciamo, di riferimento è tra Eolo e Nettuno. Il mio sito in effetti è tra Eolo e Nettuno. Voglio solo aprire una parentesi, è brevissima perché non è così. Voglio solo evidenziare che i legni che utilizzo, ciò che utilizzo non è riciclato. È materiale vero e proprio, sono pezzi di un albero, sono rami di un albero che sono stati solo rami. Quindi il mare, la spiaggia, gli agenti atmosferici li hanno fatti diventare, li hanno levigati, li hanno trasformati, li hanno fatti diventare questo. Queste cose sono delle strutture artistiche molto belle che non faccio io, le fa la natura, li trovo in spiaggia, io ho solamente la sensibilità, diciamo, di sistemarli o di pitturarli, eccetera. Di evidenziare semmai quello che lei ci vede. Di evidenziare quello che io ci vedo, e la mia passione è in questo periodo è quello di evidenziare. Io vedo pesci e vedo barche, io vedo questo. Qui abbiamo un pesce in terracotta, qui abbiamo una scultura sul legno. Questo è un pesce pensante, voglio introdurre questa brevissima parentesi, perché questo è un pesce pensante perché si interroga sulle condizioni del mare. Le condizioni del mare sono pessime. Abbiamo plastica infinita, benissimo. Questo è un pesce pensante perché si interroga sulla stupidità umana, la stupidità dell'uomo di ridurre così il mare. Ecco, è qualcosa che chiaramente non sono io a scoprire, ma se ne parla tanto. Ecco, io do questo messaggio anche ecologico, diciamo, alla mia ricerca. La mia è una ricerca fra artigianato, e faccio ricerca proprio di legni particolari. Ecco, da tutto questo nascono queste cose, ecco, che io ho con piacere porta in mostra e fa vedere che cosa si può fare. Allora, Rosanna, devo dire che cade a fagiolo questa presenza del signor stessa con questo suo, diciamo, messaggio legato all'inquinamento, perché dobbiamo ricordare, vero assessore, che Santa Teresa di Riva è uno dei primi paesi plastic free, assolutamente, grazie all'intervento anche oltre che dell'amministrazione, anche dell'assessore Gianmarco Lombardo. Vuoi parlare un attimino? Sì, noi, diciamo, come comune in questi anni abbiamo fatto moltissime azioni proprio in tal senso. Infatti abbiamo cominciato con la differenziata e finalmente siamo arrivati anche a questo plastic free, dove cerchiamo di bandire questa plastica quantomeno nei momenti in cui organizziamo delle manifestazioni. Ma penso che ormai ci sia una consapevolezza dell'essere umano, perché abbiamo portato proprio la nostra natura ad un urlo e ad una sofferenza che poi ovviamente si ripercuote, come dico sempre io, sulla salute di noi cittadini. E probabilmente proprio per questo motivo, per tutte le cose che stanno accadendo all'essere umano, ci stiamo accorgendo di tutto il male che abbiamo fatto alla nostra meravigliosa natura. Quindi mi auguro, noi ovviamente come amministrazione comunale, ma dico grazie anche a tutta la cittadinanza di Santa Teresa di Riva, che è assolutamente attenta al percorso che abbiamo iniziato, quindi veramente nulla a questo su questa tematica. Noi continueremo ovviamente in tal senso e cercheremo sempre di migliorarci. Sabato prossimo ci sarà un'altra pulizia
della spiaggia, quindi ovviamente è l'occasione proprio per invitare tutti i cittadini ad essere presenti, ad aiutarci a fare questo, anche come senso, proprio come simbolo proprio di essere tutti uniti per ovviamente per pulire la nostra spiaggia, essere presenti, cioè ci siamo anche noi, vogliamo questo. E quindi cosa dire, speriamo che tutti vadano sempre in questo senso, tutti i comuni, ma soprattutto, ripeto, i cittadini, perché l'amministrazione può fare tanto, però se la popolazione non risponde, almeno riusciamo a raggiungere risultati. La città dei cittadini. Grazie. Tanto dell'amministrazione. Grazie, grazie a voi.